Di galoppo proprio Pietrasanta. Stacco della macchina con Poker Face HBD e Pasadena OM alle prese. Sfila Pasadena all'imbocco della prima curva. Va a rifinire i primi 200 metri nell'ordine del 14-9. Pasadena al comando nei confronti di Poker Face HBD, poi Prunella che precede Pivot Griff. Per linee esterne si scopre subito Pacific Almar, 31,5 i primi 4, 16,5 il secondo paletto. Si racchia Pasadena OM che costringe il suo interprete a spalle indietro. Sul passo agisce Pacific Almar che sopravanza Poker Face HBD, 47 scarsi i primi 6, 15,4 il terzo paletto. Per le linee esterne trafficano anche per Flying e per Tebar. Si formano le pariglie dietro Pasadena OM che completa i primi 800 in 1,2, da 1,17,4 si viaggia e davanti alle tribune prosegue con una lunghezza e mezza nei confronti di Pacific Almar. Poi Poker Face HBD che fa pariglia con Pir Flying, ancora Prunella per Tebar a contatto Pivot Griff. Chilometro in 1,16,5 è andata via di Gran Lena a Pasadena OM che ora è superata da Pacific Almar all'imbocco della seconda, della penultima curva. Mezzo miglio alla conclusione, la frazione per iniziare l'ultimo giro tranquilla in 16. Pacific Almar, Pasadena OM, poi Poker Face HBD per Flying che sembra aver esaurito gran parte di quello che aveva da spendere. Per Tebarra che sposta in terza, Poker Face che lo anticipa a distanza sul 15 di frazione, Pacific che allunga, Pasadena ha detto tutto, Poker Face che è secondo, poi Prunella che si libera sull'errore di Per Flying, tenta l'anticipo su Per Tebarra, il miglio di Pacific Almar in 2-1, un filo abbondante, una frazione addirittura in 13,5. Pacific in chiara evidenza a metà e anche oltre la piegata conclusiva, quattro lunghezze su Poker Face, ma si getta di galoppo improvvisamente, colpo di scena a 200 dal palo Pacific Almarra che finisce squalificato. E allora al comando Poker Face, suo Prunella per Tebarra, 100 alla conclusione, Poker Face HBD che si afferma davanti a Prunella al terzo posto per Tebarra. 2:32.8 il totale, 31,5 gli ultimi 4, 1:16,4, 2000 metri, Pacific Almar sciupa una sicura vittoria con l'errore a 200 alla conclusione e così il successo va a grossa quota al numero 5 Poker Face HBD con Ivano Fierro, 29,74 al totalizzatore nazionale. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Poker Face che mantiene nettamente la meglio, mentre per quanto riguarda il secondo e il terzo posto, il numero 4 Prunella tiene a bada per Tebar, per